Il distacco dalla fiamma gemella, come funziona? Il distacco dalla fiamma gemella non vuol dire bloccarlo, non volerlo più sentire, queste cose qua, perché lì vuol dire che siete ancora nella sofferenza, quindi che state ancora soffrendo, che siete ancora nella rabbia, nel risentimento, eccetera, eccetera. Ma il distacco dalla fiamma è quando voi smettete di dare energia alla vostra fiamma, quindi smettete di sentirli tutti i giorni, di pensare a loro, di pensare a cosa stanno facendo, come si stanno comportando, di raccontare loro quello che vi succede, di occuparvi di loro quando non siete in una coppia. Questo perché? Perché in tutta quell'energia che voi state dando alla vostra fiamma sta permettendo alla fiamma di concentrarsi solo su se stesso, perché l'energia da voi esce, va verso di lui, lui è il vostro specchio. Quindi lui si occupa delle sue cose e voi state lì bloccate come in un limbo. Direte: ma se ci sentiamo tutti i giorni, se siamo amici, smettete di sentirvi tutti i giorni, perché dovete smettere di dargli energia. Quell'energia è importantissima per voi, per guarire e per amare voi stesse, per entrare nel vostro divino femminile. Il divino femminile non sta tutti i giorni a dare ed energia a una persona che non è la sua metà e il suo compagno soprattutto. Quindi non dovete farlo, semplicemente dovete distaccarvi, ma distaccarvi non con rabbia, non perché mi ha fatto questo, perché dopo quando magari vi ferisce volete distaccarvi, no? E invece non è in quel modo lì, dovete distaccarvi per amore per voi stesse, per occuparvi di voi, per mettere le vostre energie nella vostra vita, nel migliorare la vostra vita, nel renderla meravigliosa, nell'amarvi, nel prendervi cura di voi. Quello dovete fare, nient'altro. Ed è questo che facciamo durante i percorsi. Cambiamo proprio l'andamento dell'energia, la ritiriamo verso di voi in modo tale che possiate veramente creare la vostra vita in modo meraviglioso.